Friggere e grigliare in casa richiede pazienza, perché spesso si schizza, ci sono gli odori, si sporca dappertutto. La friggitrice ad aria è molto più comoda, perché consente di cuocere attraverso un calore secco tante pietanze in pochissimo tempo e senza sporcare. Vi voglio stupire preparando insieme a voi una bella tagliata. Per la tagliata in friggitrice ad aria ci serviranno 2 peperoni, un po' di rucola, 500 g di controfiletto di manzo, olio per condire. Ho pensato ad un secondo piatto completo con contorno, quindi ho scelto dei peperoni che cuocio direttamente in friggitrice ad aria interi. Non serve aggiungere né olio né burro, li faccio cuocere così a 200 gradi per 15 minuti. Mi raccomando, non riempite completamente il cestello. Lasciate sempre un po' di spazio, perché in questo modo l'aria circola meglio e la cottura sarà più uniforme. Ricordiamoci di girare i peperoni a metà cottura, dopo circa 7 minuti. Tiro fuori i peperoni e li pulisco. Vedete come si spellano facilmente? Io con la friggitrice ad aria, con la stessa tecnica, ci faccio anche i pomodori arrosto. Li taglio a metà, li condisco con un po' di sale, aggiungo un po' di rosmarino e uno spicchietto d'aglio e li faccio andare esattamente allo stesso tempo. Vengono speciali! Ora che il contorno è pronto, possiamo cuocere la carne. Quindi prendiamo il cestello della friggitrice ad aria. Io, per non sporcare troppo il cestello, metto un foglio di carta forno tagliata a misura del fondo. Metto dentro la tagliata e faccio cuocere in friggitrice ad aria per 15 minuti a 200 gradi, anche questa girando a metà cottura. Nella friggitrice ad aria possiamo mettere diversi contenitori, va bene la ceramica, il vetro, l'alluminio. Quello che può andare in forno può andare in friggitrice ad aria. La carne è pronta, ho aspettato un minuto prima di tagliarla. Se la volete al sangue, riducete i tempi di cottura di un paio di minuti. Se la volete ben cotta, aumentate di un paio di minuti. Avete visto? Mi sono già preparato un letto di rucola. Cominciate a chiamare gli ospiti, perché questa va mangiata calda. Aggiungiamo il contorno. E ora un pizzico di sale. E condisco giusto con un filo d'olio. Se ci avete fatto caso, non abbiamo utilizzato olio in cottura né per i peperoni né per la tagliata. Come appena tolta dalla griglia, ma senza odori in casa. Con la friggitrice ad aria ci faccio un sacco di piatti, ma la tagliata è la svolta. L'ho fatta in casa per voi. La
Partiamo dal contorno, i peperoni. Mettiamoli interi dentro la friggitrice ad aria e facciamoli cuocere a 200 gradi per 15 minuti, girandoli a metà cottura. Apriamo il cestello, tiriamo fuori i peperoni cotti e puliamoli. Prendiamo il cestello e mettiamo un disco di carta forno tagliato a misura sul fondo. Mettiamo dentro la tagliata e cuociamo in friggitrice ad aria per 15 minuti a 200 gradi, girando a metà cottura. Quando la carne è pronta, aspettiamo un minuto prima di tagliarla. Impiattiamola sul letto di rucola e accompagniamola col contorno di peperoni. Condiamo con sale e olio prima di servire.